Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Vedo molti volti nuovi e questo mi riempie di gioia perché sono i futuri nuovi amici della nostra associazione. Per chi non ci conosce, questa è l'associazione Flavio Benilati che è nata già nel 2013 e che ogni anno fa le molteplici attività che svolge, tra cui molti laboratori di scrittura, di arte, di tante discipline. Ogni anno, il 14 maggio, che è la data di apertura dell'associazione, vara una rassegna che si chiama Di Maggio in Maggio, che quest'anno è all'ottava edizione, sarebbe la nona se non fosse saltato quell'anno che è saltato della nostra vita, è saltato un po' per tutti. Quest'anno abbiamo prediletto di fare una rassegna prevalentemente letteraria, perché noi appunto abbiamo dei campi di attenzione molto, molto variegati, anche scivolano sulla scienza, sulla bioetica, sull'arte, eccetera. Quest'anno ci siamo dedicati particolarmente alla letteratura, anche perché fatalmente molti scrittori, proprio per il lockdown, hanno approfittato del periodo di chiusura, di stare chiusi a casa, per spizzaccare ancora di più la loro arte letteraria, e quindi la produzione letteraria è stata abbastanza cospicua. Abbiamo iniziato, ripeto, il 14 maggio, questo è il terzo evento in scaletta che facciamo. Gli eventi sono complessivamente 9 e finiranno il 7 di giugno. Abbiamo dovuto correre e metterli uno dietro l'altro proprio perché il 9 di giugno comincia una marea dei libri e quindi è logico che ci saremmo accavallati e non avremmo fatto un buon servizio per i nostri amici che ci seguono. Allora, oggi finalmente parliamo di Angelo Diliberto. Io sono molto contenta di averlo qui perché lo conosco, conosco la sua opera, conosco anche la sua fertilità in questi ultimi anni, perché sono venuti fuori molti libri e devo dire che sono, da quello che riesco a capire, da quello che riesco a sapere, sono tutti di un certo successo. Insomma, sei richiestissimo, sei gettonatissimo. Questo libro che noi presentiamo stasera, dove fine pagina? Questo libro che noi presentiamo questa sera, che si chiama Confessione di un amore ambiguo, è un libro che Angelo aveva scritto nel 2018, se non ricordo male, e che ha avuto varie ristampe. Difatti, poco fa vedevamo che le copie che mi hanno mandato sono differenti, non hanno la fascetta, non sono complete perché sono il prodotto di una delle ristampe, delle tante ristampe che sono state fatte. Onore al merito, caro Angelo. Allora, io devo dire che questo libro mi è particolarmente piaciuto perché, essendo io un avvocato penalista da tanti anni, amo le storie intrigate. E questo è proprio un giallo, è un giallo psicologico. Qua si tratta di una coppia di marito e moglie che si amano moltissimo tra di loro, perché di questi tempi è anche complicato, che hanno una vita matrimoniale molto felice per 12 anni. Se non ricordo male, lui è un medico, lei è una disegnatrice, vivono una vita apparentemente felicissima, un amore assoluto, come lo definisce anche lo stesso autore, ma questo amore assoluto, proprio perché così intenso, probabilmente troppo amore, e allora non si sa che cosa succede, e improvvisamente una notte, come si chiama lui? Lauri, lui si chiama Lauri e lei si chiama Alma, e improvvisamente lui si sveglia una notte dopo un sonno piuttosto movimentato e sente la moglie che grida ciao Giovanni, sente la moglie che grida Alfredo, Alfredo, però si riaddormenta incautamente e quando si risveglia non trova più la moglie nel letto. Non trova la moglie, non trova pochi disegni, pochi gioielli e soprattutto un tailleur grigio. Che cosa sarà successo?
poi si dipana tutta una storia che è sostanzialmente un'indagine sulla ricerca di questa alma che era sparita, che diventa una sorta di giallo. Naturalmente, essendo un giallo, non posso assolutamente andare avanti sulla mia narrazione, perché ci mancherebbe. Perché proprio lei. Comunque l'assassino sarebbe uno spoileraggio, sarebbe una tragedia, una distruzione della passione del libro. Quindi naturalmente non dirò altro. Quello che comunque mi preme dire è che l'impressione che io ho avuto, dico soltanto due parole perché poi abbiamo un'espertissima, la dottoressa Lo Scudato, che conosce bene il libro, l'ha letto la rivolta e ne parlerà sicuramente molto meglio di me, però quello che l'impressione che io ho ricevuto è che sì, questa indagine che è il fulcro, diciamo, di tutto il libro, nella ricerca di questa alma che non si sa alla fine abbia fatto, in realtà sia anche un'indagine, rappresenti anche una sorta di indagine introspettiva che ognuno, dico bene, ho capito bene, ho capito bene, che ognuno fa, è un'indagine simbolica, è un'indagine simbolica. Quando io ho parlato la prima volta con Angelo per telefono, devo dire che lui mi ha subito sottolineato che gli era piaciuto molto trattare dell'amore, del dolore dell'uomo, del maschio, perché del dolore dell'uomo non ne tratta nessuno, come se fosse soltanto appannaggio della donna poter soffrire e poter avere quei sentimenti anche di debolezza che si dimostrano quando si soffre, perché si piange, si è confusi, e si hanno dei momenti di abbandono inevitabili. E Angelo mi ha detto proprio questo che mi colpì molto, ti ricordi una sera che abbiamo chiacchierato, e mi disse proprio questo: ma perché del dolore maschile non se ne deve parlare come se fosse una vergogna o come se l'uomo non lo provasse? L'uomo lo prova più di una donna, perlomeno in maniera diversa probabilmente, e comunque ha la necessità di comunicarlo, perché questo pudore è un pudore che non ha motivo di esistere. Il dolore è dolore, stiamo parlando dell'amore, nell'ambito dell'amore, il dolore dell'allontanamento, della mancanza, questo senso di inadeguatezza che si prova quando si vede improvvisamente il compagno o la compagna. L'abbiamo provato tutti, penso, nella vita, e per fortuna devo dire, perché i dolori fanno crescere. E lui, Angelo, l'autore di Gilberto, che io chiamo Angelo perché è l'angelo, l'autore di Gilberto, ha ritenuto di indagare questo dolore, ed è un'indagine, quindi è una doppia indagine, un'indagine interiore e un'indagine sui fatti, di una ricerca oggettiva di questa alma di cui non si sa che cosa è successo. Poi probabilmente ci sarà qualche colpo di scena, non lo so, questo poi è affidato al lettore capire e trovare se c'è una soluzione a questo enigma della scomparsa di Alma. È molto intrigante, oltre ad essere molto intrigante è curatissimo nella ricerca delle parole, quindi stilisticamente perfetto, secondo me, ha una cura delle parole che non è una ricerca leziosa, è una ricerca dell'appropriatezza della parola a quello che lui vuole dire in quel momento, così l'ho interpretato io. Non è quella ricerca così leziosa per gli effetti del parolone o della parola, è proprio quella ricerca di trovare la parola giusta per quello che lui vuole riuscire ad esprimere, e ci riesce perfettamente. Comunque, io sono contentissima di aver conosciuto personalmente Angelo, di cui avevo sempre sentito parlare, anche per le sue attività in Bigli, insomma, si occupa di tante cose nell'ambito della critica, anche letteraria, anche nell'ambito della critica letteraria, e quindi ben venga il nostro sodalizio per il futuro, anche perché stiamo programmando di presentare il suo nuovo, qual è l'ultimo? Lea, che è uscito in questi giorni, e mi ha detto: ma scusa, presentiamo pure Lea, presenteremo pure Lea, e quindi faremo una catena di presentazioni di anche il nostro Angelo Gilberto. Passo la parola alla dottoressa Lo Scudato, oppure se tu vuoi iniziare, sentiamo qualche pagina di questo libro. Grazie.
Simone. Ma è bello che lei si chiama Anima. Anima. Perché l'anima quando va via non si sa dove va. E non ho letto niente. Alfredo, mi sento scuotere appena. Ho gli occhi impastati dal sonno, non dormo bene questa notte. Alfredo, riconosco la tua voce. Mi solletica i peli del braccio e mi sono addormentato subito dopo cena, di fianco, col viso rivolto dal tuo lato, per guardarti, come ogni sera quando ci siamo sposati. Faccio uno sforzo per risponderti. Sto ancora dormendo e poi mi fa un po' male la testa per via di quell'incidente di due sere fa. Sbuffi, poi prendi l'aria, poi la consumi tutta quanta per la tua domanda. Dov'è il mio tagliere? Diventi d'improvviso ansiosa. La tua mano si sostituisce alla voce. Mi serri il polso con un filo spinato a cinque punte. Quale? Non metto a fuoco il tuo viso. I miei occhi sono avidi della notte quasi trascorsa e non ancora finita. Ho la bocca secca, dovrei bere. Di solito tengo una bottiglia d'acqua sul comodino. Ma dove vuoi che sia? Nell'armadio? In corridoio? Sembro raffreddato. Le voci, le parole sono uscite dal naso con una nota baritonale. Ti faccio segno di passare la bottiglia. Abbandoni in fretta il mio braccio, giri intorno al letto e me la porgi. Poi lasci la stanza. Sento i tuoi passi, il rumore sincopato dei tacchi che si spostano veloci sui tasti del parquet. Bevo appena un sorso per ammorbidire le labbra e sciogliere la lingua. C'è un odore di pioggia, eppure avevo chiuso l'imposta prima di andare a letto. Non ho voglia di controllare, ci penserai tu. L'umidità è nemica della china, rovina i tuoi disegni e non tiene la piega dei tuoi capelli, in quest'ordine. I temporali ti angosciano perché irrompono all'improvviso e finiscono nel mare. Tutto finisce nel mare, mi ho detto una volta. Chiudo gli occhi, mi avvolgo tra le coperte e mi addormento pensando di aver confuso le tue parole. Se così non fosse direi che non stai bene. Tu hai 46 tagliere, quasi uno per ogni settimana dell'anno. E io non mi chiamo Alfredo. In quest'ordine era bellissimo, prima la china e poi la piega. E allora, buonasera. Sì, buonasera a tutti amici e amiche presenti questo pomeriggio. Io mi presento brevemente, sono Lucero Scudato, tra le altre cose che faccio sono attualmente presidente del Club Inner Wheel Palermo Rosa dei Venti, ma sono felicemente pensionata e intenta a fare tante cose. E molto attenta alla cultura, alla letteratura in genere. E io ho comprato questo libro durante la pandemia, quando credo tutti noi, tutte quante, divoravamo libri a mai finire. Tra l'altro c'è stata anche la bella iniziativa a Palermo di molte librerie che proprio te lo portavano anche a casa, come dire, sei tu che non vuoi leggere, ma guarda che la cultura ti può anche arrivare a casa. E devo dire che la lettura ha aiutato tantissimo, a me ha aiutato tantissimo, perché comunque insomma la mente è stata in continuo movimento per riflettere, per comprendere, e soprattutto anche aiutato a vivere momenti di grande difficoltà, perché nessuno di noi era pronto, era preparato a vivere la pandemia. Questo romanzo, che per me è un giallo, dicevo ad Angelo e anche a Carla, che è un po' alle tinte, diciamo, dei gialli d'Oltralpe, perché è un giallo nel senso che insomma ti spinge a dire io poi fortunatamente per essere oggi qua a fare questa conversazione con voi. Ho riletto
in questi giorni e ho trovato degli spunti che mi erano sfuggiti. Perché così una prima lettura ti spinge, specialmente quando c'è un thriller di mezzo, vuoi vedere chi è l'assassino, no? Vuoi vedere che cosa è successo. Fame, esatto. E quindi vi invito a leggerlo due volte, perché ne vale la pena. E si svolge su un doppio binario, onirico e reale, nel senso che questo povero diavolo, Gabri, che fa tanta tenerezza, credo che proprio ve ne innamorerete, e vive in una dimensione che lo travolge, lo sconquassa, e non riesce a metabolizzare come dovrebbe subito questa scomparsa, che è un'assenza. Non pensate che non pensate che dalle prime pagine si capisca qualcosa, quindi dico, stiamo parlando infatti così in maniera molto vaga, la prima credo che lo farà anche Angelo, proprio perché ci sono tanti aspetti che vanno apprezzati man mano che si legge, e quindi c'è questo doppio registro onirico e reale, per cui ogni tanto uno si perde, no? Nella lettura. È il prima o il dopo della perdita, della scomparsa, e questo è intrigante, molto intrigante. Poi confermo quello che ha detto Carla, sul piano della linguistico Angelo è molto elegante, usa termini che non mi nego, qualche termine sono andata a cercarlo nei tanti vocabolari di lingua italiana che abbiamo nelle nostre case, perché termini che anche lì ti spingono a cercare, a capire, a comprendere, magari termini che non si usano più perché ormai il linguaggio d'ora è un linguaggio ormai diventato da WhatsApp, da faccina e quant'altro, per cui quando ti imbatti in un autore che quando scrive ogni termine lo soppesa, non è scritto lì per caso, e allora e vi devo dire, faccio una piccola digressione, ho letto pure Lea, anche lì troverete questa piacevole sorpresa di un linguaggio molto elegante, ma non ostentato, come giustamente ha detto Carla. E allora, questo Lauri, questo povero diavolo, dico io, è un medico, è una persona molto intelligente, molto esperta della vita, del mondo, ma è un uomo che si lascia sopraffare dal troppo amore, dal non avere accanto, dopo quella notte che Angelo appunto ha descritto benissimo e ha letto in maniera ancora più efficace, non riesce ad accettare il fatto che Alma non sia accanto a lui e non se ne rende conto, non lo capisce, non lo comprende. E qui possiamo anche riprendere il concetto che Angelo ha espresso a Carla in quell'incontro telefonico che hanno avuto. Cominciamo a percepire che in questo romanzo quello che emerge è l'aspetto del dolore maschile, cioè noi qui non stiamo tifando per Alma, stiamo tifando per Lauri, perché Lauri sta soffrendo in una maniera viscerale che non, diciamo, è lontano dal comune pensare, no? Comunemente si pensa che il dolore sia una manifestazione di debolezza e quindi non può che essere femminile. Non è così. Evidentemente ci siamo sempre, come dire, nascosti dietro delle frasi, dei luoghi comuni, ma non è così. Può anche darsi che c'è anche lì, e ora lo chiederò ad Angelo, ci sia anche di fondo un'impostazione educativa delle mamme nei confronti dei figli maschi, no? Che non devono assolutamente manifestare momenti di debolezza, perché insomma, altrimenti non perdono, no? Perdono in termini di credibilità. E quindi procedendo piano piano, come faremo intercalando le letture,
Io volevo chiedere ad Angelo questo. Il personaggio di Lauri tu lo hai pensato come un personaggio che doveva come dire, colpire l'attenzione, la sensibilità del lettore proprio in questa sua debolezza, in questa sua incapacità di accettare una scomparsa, perché fa tutto un lavorio interno che vedremo andando più avanti, ma lungo, tormentato, che gli costerà tanto in termini di forze fisiche, ma anche mentali. Angelo. Grazie intanto per l'invito, molto gradito, e grazie, è bellissimo il posto, veramente molto bello, molto colorato, questi cerchi mi ricordano le opere di Pupino Samonà, e mi piacciono molto. Pupino faceva questi cerchi di luce, faceva i pianeti, le orbite, molto molto bello, molto bello tutto questo. Grazie. Io... Come ti dicevo prima, sarai ospite prontamente, prossimamente con nuovo romanzo. Magari tempo che io organizzi la prossima rassegna, tu ne avresti altri 4-5, quindi non so quanti ne potrò ospitare. Io sono uno che ci mette, devo dire la verità, anche molto, nel senso che è molto meditato. Poi quando parto in quarta, solo che ho bisogno di un momento ben preciso. Sì. Infatti, qua Lucia mi ha chiesto di Lauri, in realtà come dire, l'incipit di tutta l'ideazione invece è una voce femminile. Sembrerò un po' strano nel raccontarlo, ma io una sera ero tranquillamente seduto a casa mia e ho sentito una voce che non avevo mai sentito. Era una voce di donna che mi faceva una domanda e ho capito che ne dovevo scrivere, per cui sono messo a scrivere questo romanzo su quella. Ma la brigata Alfredo. Diceva delle cose. Ma che cosa ti posso dire? Esatto. E quella voce dentro di me doveva. Io l'ho seguita. E quindi ho cominciato a scrivere questo libro. È vero che la letteratura contemporanea, soprattutto, perché è quella che, con la quale noi facciamo i conti, in questi tempi ormai molto veloci, molto cambiati, non fa invece i conti con la psicologia del dolore maschile. Si fa i conti col machismo, si fa i conti con la violenza domestica, ma non si fa i conti con la educazione sentimentale del maschio. Le femminucce in qualche modo ricevono anche rudimentalmente un'educazione sentimentale, i maschi no. E questo forse perché siamo anche vittime di quello che Laura Pigozzi chiama il fenomeno del plus materno, per cui l'eccesso di maternaggio e di accudimento che non permette al maschio di differenziarsi dall'uomo unico materno. In Italia? In Italia, certamente in Italia. Sì, in Italia, un fenomeno molto italiano. E forse, ecco, questo ha una sua responsabilità. Se noi facciamo un rapido esame della letteratura, se io vi dovessi chiedere, mi potreste dire adesso un titolo, anche 10, ecco, facciamo 10 titoli di romanzi che abbiano al centro la storia di una sofferenza di un uomo per la perdita della propria moglie, compagna, fidanzata. Ci dobbiamo pensare, sono invece vividi ricordi della letteratura in cui è una donna a soffrire per un uomo, da Madame Bovary in poi abbiamo grandissimi esempi letterari della sofferenza delle donne, la sofferenza dell'uomo, e questo gioco è molto, diciamo, messa da parte. Questa, secondo me, l'ho sempre detto in tutte le presentazioni, lo ribadisco, è una partita perduta nel campo del femminismo, perché se noi dobbiamo portare avanti giustamente i diritti delle donne, occorre che i territori si avvicinino. E allora forse sarebbe più interessante che una scrittrice scrivesse del dolore di un uomo. Perché gli uomini, perché gli scrittori scrivono del dolore delle donne e le donne non sono interessate a comprendere la psicologia del dolore maschile? Forse è una forma di sessismo di ritorno. Il regno del dolore è femminile e allora
le scrittrici non investigano la psicologia del dolore maschile. E non ci sono storie in cui da parte di scrittrici in cui a soffrire un uomo. È difficile, io penso ovviamente ai dolori del giovane Werther, ma è sempre un uomo ad averlo scritto. Penso all'amore ai tempi del colera, ma è sempre un uomo ad averlo scritto. Penso a Livelli di vita di Julian Barnes, ma è sempre un dolore maschile narrato da un uomo. E viceversa le donne, perché non si interessano alla psicologia del dolore maschile? È una domanda molto interessante. Forse, come ha detto Carla, il modo di esperire il dolore di un uomo è diverso da quello di una donna. C'è un'evidenza maggiore nell'esperimento del dolore femminile da parte di una donna. Gli uomini sono, per educazione, molto tenuti a mantenere un certo aplomb, anche quando soffrono, non devono mostrare i sentimenti. Di solito si educa il maschietto, ma non piangere, che sia una femminuccia come tua sorella. Ecco, questo cosa fa? Questo non fa altro che innescare un meccanismo di rigidità sentimentale nel maschio, per cui il maschio trattiene i sentimenti. Il maschio non è... E quindi poi, alla fine, che cosa succede? Nei casi limite c'è il femminicidio, ma il femminicidio va anche letto come mancanza di educazione sentimentale. I maschi non vengono educati ad approcciare le femmine, e quindi tutto questo genera... Guarda, mi dica il mozzo con questo discorso, perché scusami se ti interrompo, ma credo di essere pertinente a quello che tu stai dicendo, perché noi come associazione ci siamo occupati moltissimo, ci continuiamo ad occupare della violenza contro le donne. Anzi, in occasione dell'altro giorno della presentazione di un libro di una signora che ha cambiato sesso, abbiamo fatto, è venuto pure Cinzio Rinaldi, non so se tu lo conosci, il professore di sociologia, e stiamo facendo con lui una convenzione per poter approfondire queste tematiche, perché il problema della violenza nell'ambito dell'amore o sessuale, a questo punto in cui non ci sono più due sessi, ci sono una molteplicità di sessi e di sfaccettature dell'atteggiamento sessuale. Credo che bisogni anche avere attenzione a tutte le varie categorie che vanno, diciamo, nascendo, anche senza avere una specifica collocazione. Che avevo comunque, mi volevo rifare al fatto che qua, durante uno dei nostri convegni in cui abbiamo attenzionato il problema della violenza contro le donne, abbiamo anche chiamato un'associazione che non so se esiste ancora, qualche anno fa esisteva, che aveva sede, credo, a Pagheria, se non ricordo male, che si occupava degli uomini malfattanti, ed è proprio, ecco perché mi voglio ricollegare a quello che stavi dicendo tu, perché bisogna capire da che cosa nasce questo odio, questa follia, questa paranoia che poi sfocia. Perché l'uomo uccide, ma uccide una donna che ha amato, che ama, quindi è un paradosso. Se vogliamo, uno spunto di riflessione potrebbe essere proprio quello che ho detto prima, questo surplus materno, quello che Laura Piozzi chiama il plus materno, nel senso che il bambino e la mamma formano un'entità unica nei primi mesi di vita, poi deve avvenire la famosa separazione intorno ai 6 mesi di vita. E la separazione è sempre... Hai 60 anni di età. E la separazione, in età. La prima separazione è sempre femminile. L'esempio che portano i psicologi, i psicanalisti dell'età evolutiva è lo stesso. La differenza tra l'atteggiamento delle mamme di una volta e di quelle odierne. Una volta le mamme prendevano il bambino, se lo mettevano sulle gambe, lo guardavano e dicevano: dov'è il naso della mamma? E il bambino toccava il naso della mamma. Dov'è il naso di Marco? E Marco si toccava e quindi differenziava finalmente due, perché, come dice Lacan, si passa dal seno al suono, e quindi la mamma passava dall'allattamento alla voce. Poi cosa è successo invece? Oggi questo avvolgimento, questo maternaggio, questo accudimento protratto, che poi sfocia nel co-sleeping, cioè nel dormire col proprio figlio fino nello stesso letto, eccetera, magari cacciare il marito e dormire col bambino, ne conosco dinamiche del genere. Cosa comporta? Comporta proprio nella indifferenziazione del desiderio del bambino rispetto a quello materno. Quindi il bambino rimane imbrigliato in quest'uno unico,
e quindi dipende dalla madre, per cui filtrerà l'amore come dipendenza. È ovvio che se lui dipende dalla madre, la donna deve dipendere da lui. Certo. Se conosce quel tipo, diventa circolare, esatto, diventa di dinamica affettivo-relazionale, è quella che chiederà la propria donna. E come la madre non lo ha tradito perché non lo ha mai lasciato, anzi fino a 60 anni, poi, cioè, anche lui non vuole essere lasciato e non comprende, è una forma di analfabetismo emotivo quello che avvolge gli uomini abusanti, perché loro non comprendono la differenza dell'altro da sé. La propria donna deve dipendere come lui è dipeso dalla madre. Se l'essere che l'ha messa al mondo e l'ha amato più di tutti e lo ama ancora, non si è mai staccata, perché la donna si deve staccare, la propria donna, e quindi lui la punisce. Ed è una forma, diciamo, viziosa, se vogliamo, ma anziché metterci l'un contro l'altro, maschi contro femmine, giovani contro vecchi, e comunitari contro extracomunitari, eccetera, dobbiamo cominciare invece una cooperazione, secondo me, andando a scandagliare l'universo psicologico maschile. E questo è il motivo anche della scrittura di questo libro. È interessantissimo comunque questo ragionamento che fai tu, anche se credo che non sia l'unica motivazione. No, è una delle motivazioni. Facciamo un'altra lettura e poi la dottoressa lo studiato ricomincerà la sua analisi sul libro. Se tu avessi saputo che questa trapunta sarebbe servita solo due volte, l'avresti lasciata all'indolenza del commerciante di quel piccolo negozio in un vicolo del mare, che sembrava non volertela vendere. Ruminava in maniera vistosa mentre i suoi occhi scuri ti esaminavano tra palpebre pesanti, e tu, ostinata, frugavi tra gli istanti del suo volto il momento perfetto per trarne vantaggio. Pensavo fosse una strategia d'acquisto, e invece, ora lo so, erano prove tecniche per allontanarti da me. Hai aspettato finché la notte non ha raggiunto il mio sonno. Si dice che la migliore notte sia mentre uno dorme e non si accorge di nulla. Così, ora dovrei svegliarmi senza segni sul braccio. Il calore del mio corpo era sufficiente a scaldare il nostro letto, e per questo la trapunta stazionava sotto il lenzuolo. La mattina, in cucina per la colazione, pretendevi che affondassi una mano tra i tuoi capelli. Allargavo le dita coprendo quanti più centimetri possibile per sondare i territori corticali della tua mente. Ne deducevi che come chirurgo volessi prenderti le misure della scatola cranica in caso di necessità. Invece io perlustravo le connessure che raccordavano i tuoi pensieri ai miei. Una rete di sentimenti adagiata appena sotto il tuo scrigno d'osso celava zone isolate dove forse io cominciavo a esserci sempre meno. Come in quel film in cui lei aveva cancellato lui e lui aveva fatto altrettanto, ma poi si era ammutinato contro la sua stessa decisione. Tu mi stavi dimenticando, solo che lo facevi poco alla volta per abituarti alla mia assenza. Il nostro letto non aveva avuto bisogno di spostarsi sulla spiaggia come nella storia. Erano i tuoi pensieri ad aver traslocato. Il cervello di lui nascondeva i ricordi di lei per non perderli, li trasferiva in luoghi inaccessibili della mente, resisteva nonostante tutto. Io resisto. Sono un naufrago sulla spiaggia appena davanti casa, che marca con le sue impronte a piedi nudi, affinché tu possa riconoscerle e appaiarle alle tue, impresse di punta, come un ultimo fenicottero che si attarda a volare, lasciato indietro dagli altri, e che saltella nella speranza di raggiungerli. Quattro tracce ostinate a dispetto del mare. Tanto, la mattina seguente tornerò a imprimerle sulla battigia. E così anche il giorno successivo. Per sempre, finché non torno. Allora, Angelo, ci addentriamo piano piano nella storia. E scopriamo microfono. Che probabilmente sì, scusa. Ci addentriamo, dicevo, piano piano all'interno della storia.
e ci accorgiamo che è passato del tempo in questa dimensione onirica di cui parlavamo. E a un certo punto tu, proprio nelle prime parti, nei primi capitoli, definisci Alma, sei stata una certezza, ora sei un enigma. Vuoi chiarire meglio questa definizione che è un po', come dire, il cuore del romanzo? Alma è una donna impalpabile. Noi non la vedremo mai, ma è sempre presente nella storia. Alma è l'impossibile, l'inaccessibile. Quando ho scritto questa storia, noi abbiamo ho pensato al nostro antropocentrismo. È una mia ossessione, nel senso che noi pensiamo di essere i soli e gli unici, i primi, i soli e gli unici. Invece siamo arrivati all'ultimo momento, cioè la venuta dell'essere umano sulla Terra è una cosa che, se dovessimo inscrivere la creazione dell'uomo, più che altro dell'uomo, del pianeta Terra, all'interno di 24 ore, l'essere umano sarebbe arrivato negli ultimi minuti. E invece noi ci comportiamo come se fossimo stati sempre qui. Allora io volevo, di contro, la sparizione del soggetto. Volevo che ci focalizzassimo su un'assenza, quasi una deprivazione di corporeità. In effetti Alma non c'è, fisicamente non c'è, ed è più presente di tutti gli altri personaggi. Assolutamente. È continuamente presente, ma non soltanto nell'immaginario di Lauri, ma di tutti gli altri. Quindi Lauri la percepisce, in effetti i nomi Lauri e Alma non sono casuali. Lauri viene dall'alloro, e quindi è una sorta di premio, una sorta di onorificenza. E Alma, non, diciamo, lo scoprirete leggendo il libro, viene da un passato un po' particolare, quindi per lei Lauri è come un premio. Di contro, chi è Alma per Lauri? Il nome Alma vuol dire anima, ma che nutre. Vuol dire colei che nutre. Quindi Alma è il nutrimento di Lauri. I nomi non sono casuali. Quindi Alma come creatura impalpabile che c'è pur non essendoci, che ossessiona pur non essendo carnale. Lei non la vediamo. Noi il libro sostanzialmente risponde a due interrogativi: che fine ha fatto Alma e chi è Alfredo? Perché quella notte Alma entra nella stanza, chiama il marito e lo chiama Alfredo, ma il marito non si chiama Alfredo, si chiama Lauri. Quindi perché è avvenuto questo? Ecco, questo è l'enigma di Alma. Alma è sostanzialmente, era una certezza per Lauri, 12 anni di certezze, e invece si è trasformata in un enigma. Benissimo. Un'altra pagina, che dici? Subito un'altra pagina, vogliamo parlare un altro po'? Abbiamo un'altra pagina, perché poi l'altra pagina è l'ultima. Allora sì, io farei un accenno, che non è da poco, ai personaggi, agli altri personaggi. Sì. Perché se si sente la voce, neanche per prendere. Si sente? Sì. È forse per la registrazione. Vabbè. Sì, forse è meglio per la registrazione. Allora, attento ai particolari. Scusate, non sono a questa. Allora, vorrei sottoporti e anche chiederti, in maniera tale che anche i nostri amici e le nostre amiche possano, come dire, comprendere, ancora prima di aver letto il romanzo, un po' vorrei chiederti qualcosa sui suoi amici, sui personaggi che ruotano attorno a questa storia. Abbiamo detto che i personaggi principali sono Lauri e Alma, che è impalpabile ma è sempre presente. E poi abbiamo il fedele Simone, che è una sorta di maggiordomo a cui la mamma di Lauri ha affidato Lauri prima di morire, dicendogli
chiedendogli di stargli sempre accanto, e lo fa amorevolmente come un padre. Poi abbiamo Roberto, l'amico di una vita di Lauri, un tipo completamente diverso da Lauri, uno sciupa femmine, un medico ginecologo, quindi insomma anche lì diciamo che gioca su diversi ambiti, comunque totalmente diverso da Lauri, però molto legato a Lauri, e soffre terribilmente nel vedere l'amico che si sta distruggendo giorno dopo giorno, per parecchio tempo peraltro, in questo dolore, nel non riuscire a superarlo. Poi abbiamo un personaggio che io ho definito minore, Anna, ma è solo, la chiamiamo una comparsa, insomma non lascia grandi scie all'interno del romanzo. E poi abbiamo Livia, praticamente è la scialuppa di salvataggio di Lauri, perché anche lei è medico. Si conoscono pure dai tempi della specializzazione universitaria e post-universitari, sono state anche insieme, però poi le loro vite si sono separate, ma c'è un forte legame tra loro, un legame che li porta, soprattutto in questo momento di debolezza e di fragilità di Lauri, porta Livia a prendersene cura amorevolmente, lo fa per amicizia, lo fa anche perché segretamente è rimasta innamorata di Lauri. È una psicologa, psicoanalista, per cui insomma aiuterà Lauri a superare le varie fasi, e con grande anche sacrificio da parte sua, perché non sempre Lauri sarà docile e mansueto nei suoi confronti. Però sarà sempre vicino a lui. Anche lì tu i personaggi li hai tipicizzati, per ognuno di loro hai trovato quasi il vestito, no? Adatto, perché comunque all'interno della storia siano ben riconoscibili, non sono così, diciamo, delle comparse, come ho definito Anna, che poi capirete, che passa inosservata. E quindi volevo chiederti, quando hai appunto pensato nella struttura del romanzo a questo corollario di personaggi che dovevano comunque accompagnare nella storia Lauri, come li hai, come dire, immaginati? Che funzione pensavi che ognuno di loro potesse avere nella storia? Le risposte sono due. Una fa riferimento al titolo del libro, Confessione di un amore ambiguo. Questa ambiguità in che cosa si estrinseca? È negli occhi del protagonista, negli occhi di chi guarda dall'esterno questa storia d'amore, e all'interno della casa. E la seconda risposta, magari ne parlo di più dopo della prima, è: ogni personaggio, come nella tragedia greca, ha una sua funzione simbolica. Io provengo dall'Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa, ho abitato lì, ho studiato lì, ho studiato d'attore lì, di teatro, ho poi continuato i miei studi con Michael Margotta dell'Actor Studio di Los Angeles e degli Strasberg Institute di New York, e ho continuato i miei studi a Roma all'Actor Center di Michael Margotta. Quindi la funzione drammaturgica dei personaggi mi era molto chiara e mi era anche necessaria. Nella tragedia greca si fa economia, nel senso che un altro perché ha una funzione, e ognuno di loro, ogni personaggio ha una funzione, solo che per dare a ciascuno di loro una funzione dovevo immetterli in un contesto molto particolare, e scoprendo quel contesto che scopriamo la simbologia di questi personaggi. Perché una cosa che vorrei precisare è che normalmente forma e sostanza in un romanzo dovrebbero coincidere, non sempre coincidono. Qui la forma è sostanza, nel senso che questa storia
non si poteva scrivere che nel modo in cui è scritta, ma non solo nelle parole, nella struttura stessa del romanzo, nel senso che chi leggerà vedrà che a un capitolo non numerato segue un capitolo numerato, poi ce n'è un altro non numerato e poi ce n'è uno numerato col numero 2, quindi non numerato 1, non numerato 2, non numerato 3. Non è un pezzo, c'è un motivo ed è l'enigma, è l'ambiguità di cui... L'ambiguità quindi è già nella struttura del testo, è già nella visione che il lettore ha dei personaggi di Alma, di Lauri, ma soprattutto degli altri personaggi della storia. È quasi come se fossero sospesi tutti in un tempo e in uno spazio intoccabile. E poi sono avvolti tutti i personaggi dall'ambiguità. Quindi la loro funzione è duplice. Anche nel non rivelare a Lauri alcuni aspetti. Esatto. Che potrebbero ancora di più farlo impazzire. Lauri guarda. E rimangono ambigui. Voi ricordate l'Enrico IV, no? Di Pirandello. Allora, voi immaginatevi questo re dentro la casa che sta vivendo la sua vita e tutti quelli che sono intorno gli danno sempre ragione, ma dov'è la verità? Loro gli danno ragione. Nel mio caso specifico, tutti i personaggi di questo, che non siano Lauri intendo, tutti i personaggi di questa storia gli danno ragione, ma nello stesso tempo sembrano confabulare contro di lui. Sì. Sono dei nemici. Apparentemente. È chiaro, ma questo glielo dobbiamo lasciare scoprire. Certo. E sembra che ci siano delle incongruenze nella storia. Un piccolo indizio, piccolo. Lauri esce di casa per andare a incontrare un armatore con una camicia. Arriva da questo armatore con una maglietta. Poi Lauri chiama in ospedale chiedendo della dottoressa Livia Pandolfo e l'infermiera che risponde dice che la dottoressa Livia Pandolfo non lavora più lì da un anno. Questo fa capire l'arco temporale che vive. Questo più che altro crea il famoso straniamento berchtiano in chi legge, perché non si comprende, è una parte, una dimensione temporale diversa, è una realtà diversa, è una follia del personaggio. Suggeriamo di leggerlo due volte. E invece c'è un motivo preciso, c'è un motivo preciso per cui opero questa scelta. E la cosa divertente è che gli ingredienti sono tutti lì, io non prendo in giro il lettore, io lo dico anzi già all'inizio. Però c'è una cosa che mi fa piacere leggere e che semplicemente l'epigrafe. Io tratto dall'amore coniugale di Moravia, ma amare talvolta vuole anche dire non capire, perché se è vero che c'è una forma di amore che implica comprensione, è pur vero che ce n'è un'altra, più passionale, che rende ciechi sulla persona amata. Ecco, questo era, voleva aprire a una dimensione, c'è uno squarcio dimensionale che voi capirete e che fa di questo libro un libro enigma. È un gioco a incastri, per questo Lucia diceva due letture. Sì, sì, decisamente due letture, sì, sì. Almeno due letture. Almeno, sì. Vabbè, poi c'è un altro romanzo che è uscito da poco, diamo spazio all'altro. Okay. Io volevo, scusami, Carlo, volevo dire che mi era sfuggito. Intanto questo libro, peccato che le copie che sono arrivate a Carla non ce l'hanno, ma questo libro ha la fortuna di avere una fascetta che è stata scritta da Amélie Nothomb, è una scrittrice belga che è tradotta in più di 40 paesi. La metafisica di tutti. Ce la leggerete questa fascetta?
fascetta? Sì, però dietro fortunatamente vedo che anche senza la fascetta dietro l'hanno riportata, sì, forse pensando. Esatto, e quindi questo diciamo impreziosisce ancora di più l'opera di Angelo. Ma voglio dire che Amélie è stata generosissima perché non ne scrive. Sono l'unico in Italia ad averla, quindi io sono onorato di questa fascetta. Non l'ha mai scritta, esatto, non l'ha mai scritto per nessuno una fascetta, quindi mi sento onorato di questa cosa. E poi volevo dire, anche per cercare di spezzare la suspense del romanzo, più volte Carlo ha detto dobbiamo presentare qui un altro romanzo di recente uscita di Angelo Di Liberto, che è Lea. È un romanzo letteratura per ragazzi e risulta candidato, correggimi, autore al premio Strega Ragazze e Ragazzi, quindi rischia questo signore qui accanto, rischia di essere di diventare una strega. Esatto, di diventare una strega. E io rischio di avere qua un ospite più importante. Allora. Quindi lo sa, sono delle notazioni che è giusto dargli il merito. Poi scrive su Repubblica, scrive anche sul Corriere della Sera. Il Corriere della Sera mi ha commissionato qualcosa. Ha fondato un'associazione, una comunità di lettori consapevoli su Facebook, che io chiamo il luogo del nulla, si chiama Bilibic di leggere il gruppo, ma poi è famosissimo, e che ha oltre 26.000 iscritti, e che attraverso questo contenuto io cerco di educare alla lettura consapevole, alla lettura di qualità, perché noi spesso ci lasciamo prendere dalle classifiche che sono dei libri al consumo, no? Nella grande maggioranza dei casi sono dei libri che non hanno l'appeal della grande letteratura, ma sono semplicemente operazioni di marketing. Cominciare, certo. Ma qua abbiamo Francesca Messina, che è una nostra cara amica, che scrive, che legge moltissimo, che compra tutti i libri che vengono pubblicati. Credo che, Francesca, credo che sia... Non sei anche stata coinvolta da Billy per delle critiche o con... Vieni, che adesso non Robinson. Cosa ha detto? Da Robinson. No, è un altro gruppo di lettura. Comunque... No, Robinson è l'inserto di Repubblica, l'inserto culturale. Ah, ecco. E perché lei è molto attiva in questa rubrica. E devo dire che io ne sono fiera, perché è una mia amica e spesso mi dice se ho fatto... vuoi fare delle altre letture o vuoi concludere così? Per me è la stessa cosa. No, se pensi di aver espresso tutto quello che volevi dire. Vorrei fare una piccola notazione graziosa, perché sempre nell'ambito della seconda lettura mi sono accorta che c'è anche una vena umoristica. Vero. Che però non lo so se è la stessa vena che di cui parli tu. Poco fa Angelo ha detto che a un certo punto Lauri va a trovare un armatore perché sospetta qualcosa e quindi insomma va parecchio come dire agitato, no? Da questo armatore. Quando entra dentro questo locale praticamente arriva e c'è musica a palla. Anzi, c'è musica a palla. E quale canzone trova? Eh? Una canzone napoletana. Dal titolo. Cosa te ne fai di tuo marito? Carina. Ho riso. Bellissimo. Tanto. Ho riso tanto. Perché questo mi era sfuggito nella prima lettura. Niente, insomma, sono andata di cosa che mi interessava, certo, la commutazione tra i due. Certo. Ma è deliziosa questa cosa. No, ma ce ne sono anche altre. Cosa te ne fai di tuo marito? No, ho alimentato perché. Ci sono pure i versi della canzone, che sono veramente interessanti. Dovete leggerli, ci faccio la musica neomelodica però.
Ascolta, esatto. Ascolta Ida, tu non ci sarai nel suo futuro, ma farai parte del suo passato, come hai già fatto con me e con gli altri amori. Poi a un certo punto dice, progetti su progetti che ti sei portata via nelle valigie, perché nella fuga di Alma mancano due valigie. Che c'è anche un Julio Iglesias nel sottofondo musicale, la valigia sul letto. Sei un mito. E poi, guarda, l'amore che non c'è e che stai dando ad un altro, quindi questo povero diavolo, dico io, già era infelicito nell'entrare in questa struttura. E poi dice, sicura della tua felicità non tornerai mai più da me. Vabbè, ci ha messo la ciliegina sulla torre. Allora, Angelo, io devo dirti che il libro è bellissimo, ma raccontato da te è ancora più affascinante. Grazie. Quindi te lo dico veramente, infatti, con tutti i sentimenti. L'editore ha voluto, sapete che esistono i libri, diciamo, narrati dagli attori, certo. Ci sono delle piattaforme, si può fare l'audiolibro, si possono fare gli abbonamenti. Sì, ed è il libro che tu leggi, però il commento è un'altra cosa, e questo è il commento che tu hai fatto, come ce l'hai raccontato, anche facendoci capire dei passaggi di genesi proprio del personaggio, della situazione, ha un fascino che è un di più, un'aggiunta alla bellezza del tuo lavoro, veramente, te lo dico sinceramente. E di bravura in bravura, io direi di fare intervenire adesso Ida Saccaflores, accompagnata alla chitarra da forse dopo, non so. Prima Paola, che deve raccontare una sua riflessione, come se fosse una lettera scritta da una donna maltrattata durante il periodo del lockdown. Mm-hmm. Che poi è morta, perché una donna, è la voce di una donna. Faccio una premessa, grazie a questa donna e a Manfredi, perché mi fa conoscere cose nuove e mi fa riscoprire cose che già amavo. Io amo questo autore, perché è raro vedere una persona che centellina la parola, che vuole chiamare le cose col loro nome, non con quello che noi diamo alle cose, e che arrossisce. Dal primo giorno che l'ho conosciuto, quando ti ho invitato al mio concerto, lui è un uomo che arrossisce, torniamo alle discussioni che avete ben fatto prima. E ti faccio una proposta, ho iniziato a scrivere un progetto su Battiato, che non voglio onorare come fanno tutti, come fanno tutti un altro film di Tinto Brass. Non ho voluto onorarlo come fanno tutti nel giorno della morte, ma lo vorrei onorare nel giorno della nascita, perché Battiato era convinto che si nasce all'eternità quando l'anima si incarna in un corpo. Ho iniziato a scrivere un progetto teatrale, da sola non ce la faccio, credo che ti busserò, perché come usi tu la parola potrai dare corpo all'anima che sto mettendo in questo scritto. Si chiama Battiato's Day, che non è il giorno di Battiato, sono gli dei di Battiato sul Monte Athos. Meglio di te non ci può essere un mio coautore. Un applauso a questo ragazzo. Continuità, questo senso di amicizia che gira e che ci lega e che ci unisce sempre di più.